Buongiorno ragazzi, buongiorno ragazze, buongiorno belli, ribelli e strabelli. Benvenuti in questo nuovissimo vlog. Sto lasciando l'hotel per andare a mangiare fuori e ovviamente vi porto con me, visto che è saltato un appuntamento con un cliente, ho detto vabbè, ne approfitto per vloggare. In realtà avrei dovuto vloggare domani mattina e fare il city tour, però siccome riesco a vloggare stasera, domani mattina metto la sveglia alle 5, mi alzo e faccio anche il city tour, quindi ci rivedremo ad Assisi dopodomani per fare anche il city tour di Assisi, perché sono veramente contento di farlo, visto che è una delle città che rientra nelle mie top 5. Quindi, ragazzi, calma e sangue freddo, usciamo. Mamma mia, che spettacolo! Oh mio Dio, è una meraviglia! Cioè, veramente pazzesca! A heart's beat to the city streets. We begin to feel the Raga, prima di andare via, volevo farvi vedere la hall dell'hotel. Guardate che è molto bella, super di classe, e questa è la mappa proprio dell'hotel che utilizzerò stasera quando torniamo a casa per organizzare il city tour, perché sì che Assisi la conosco, diciamo, bene, perché ci ho fatto tanti convegni. Giuseppe nel frattempo stava cadendo. La conosco bene perché ci ho fatto tanti convegni, però veramente lo voglio fa fatto bene. Ovviamente non scendiamo a Santa Maria degli Angeli, prenderò le cose qui di Assisi. Comunque, questa è una cosa di cui parleremo nel prossimo video. Adesso andiamo a mangiare. In realtà la prenotazione è per le 20:30, se non vado errato, anche perché Le siamo molto. 21. Alle 21, ok. Siamo molto stanchi e quindi ne approfittiamo, insomma, per andare a dormire prima. Almeno io andrò a dormire. E poi domani mattina così sto più carico per girare l'home tour, l'home tour, sì, il city tour qui di Assisi. Se vi può interessare, vi faccio già vedere che è tutto in salita, salita e discesa, quindi potete immaginare, però è veramente molto molto bello. Non vedo veramente l'ora di realizzare quel video, visto che non vi ho fatto salutare pure da Giuseppe qui, il mio capo, ricordiamolo, non collega, il mio capo. Eccolo qui, ve lo faccio vedere. Sì, Giuseppe sta già con la lingua per terra. No, lo dico perché molto spesso dico collega, però è il mio capo. E quindi, ragazzi, dove stiamo andando? In realtà ancora non lo so. Per ora si fa un giro per la città, c'è ancora un po' di sole, quindi ne approfittiamo. Meno male che stasera sta pure Giuseppe, così almeno non mi perdo in chiacchiere, infatti se ne sta andando. Però guardate sto scorcio, mamma mia che bello, gli scorci qua sono troppo belli, quelle viuzze, guardate qua, tutto fatto così. Cioè, è super fantastico, è veramente super fantastico. E adesso si fa un'altra passeggiata, non so se si prende un altro caffè, penso proprio di no. Mamma mia, guardate che belle! Ragazzi, ho già visto il ristorante e fa dei piatti veramente squisiti. Mamma mia! Che bei piatti! Crostata al pistacchio! Se soffrite di fiato, mamma mia, qua stasera ci scappa l'ambulanza! E niente, qua se amate i souvenir, queste cose qua, non vi portate i portafogli, lasciateli all'hotel, al bed and breakfast, a dove pare. Però se vi portate il portafoglio qua e vi lasciate scappare la mano, è finita, perché la maggior parte dei negozietti sono tutti di souvenir. No, è veramente bello, poi è pieno di localetti a destra, a sinistra. Questo è il bello di Assisi, che è veramente una città viva, però allo stesso tempo pace. Che ragazzi, non fate caso ai capelli. Comunque questa qui non la vedremo domani nel city tour perché non è, cioè non ce la calcolo nel city tour. Comunque è la cattedrale di San Rufino ed è veramente molto bella, guardate. È grande, grande, grande.
frattempo mi sono pure perso Giuseppe, che si era tipo fermato a un bar, non so, e non lo so. Non lo so, magari andiamo direttamente al ristorante e poi ci vediamo là. Qui c'è una panchina, quasi quasi ne approfitto. Oh, che meraviglia. Ragazzi, se volete un weekend di pace, proprio la pace dei santi, venite qua. Fantastico, veramente. Vi faccio vedere il condimento perché la parte superiore mi è cascata per terra. Raga, sono sceso fino a Santa Chiara ed ecco la basilica di Santa Chiara. La basilica è chiusa, però è questa. Ovviamente se su Google scrivete basilica Santa Chiara interni vi farà vedere qualcosa, però esternamente è questa. Adesso vi faccio vedere anche il panorama che si vede dalla basilica di Santa Chiara, che è veramente fantastico. Tra le altre cose, un bellissimo tramonto, adoro. E si vede poi tutto ciò che vi è sotto. Bellissimo. Ok raga, faccio pure una parte per il city tour perché così me la trovo messa dentro. Un magnifico esempio di architettura gotica. Fatemi sapere se siete stati ad Assisi oppure se vorreste andarci, perché è veramente un qualcosa di troppo bello. Guardate che bei scorci. Insomma, ho parlato solo e sempre di Assisi, ma questa nuova rubrica la state vedendo? Di Belle Giornale? State dicendo ma sì, lasciamoglielo un bel like a quel povero ragazzo che ha bisogno di noi. Non lo so. Questa qui, ragazzi, è Piazza del Comune e io vi consiglio di farci sempre un giro, soprattutto la sera, perché è dove si sviluppa un pochino di più a livello di Assisi storica la movida, no? Nel senso, ci sono più locali, è una piazza più aperta, c'è più gente, più movimento. Comunque un giro qua bisogna sempre farselo. E poi ragazzi, sto tempio qua che vi ho fatto vedere prima, che onestamente non sono riuscito a capire che cos'è. Dovrei cercarlo su Google Maps, ma ovviamente non c'ho voglia. Allora ragazzi, il ristorante è questo. È davvero molto bello, ho visto pure già un po' all'interno, solo che mancano ancora 30 minuti. E quindi ci andiamo a fare pure un giro alla chiesa di San Francesco, alla basilica. Solo che dopo è tutta salita. E beh raga, il cuore di Assisi, la basilica di San Francesco. Vi faccio giusto uno spoiler, voi vedete il city tour, eh? Ta-ta-ta-ta, spoiler, ma ci vediamo al city tour. Alle mie spalle, raga, vedete un'altra porta antica. Ancora c'è proprio il portone. Non penso che venga chiuso, però. Che belle case, raga, che bella vista, mamma mia. Per carità, esistono tanti posti così belli, tanti borghi così belli. Non lo metto in dubbio, eh. Però sto qua e parlo di qua. Quando staremo altrove parleremo di altrove, insomma. Adesso finalmente la tappa al ristorante. Arrivati. Ragazzi, appena arrivati, veramente mi devo ancora sedere. Sono già super meravigliato. Cioè, stupendo. Mamma mia, c'è una vista pazzesca. Proprio l'ambiente, l'aria è meraviglioso. Adesso vi faccio una ripresa di tutto, ma è veramente fantastico. Mise en place molto semplice, ma allo stesso tempo interessante. A heart speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as a king. Allora, vediamo un attimino il menu. Abbiamo antipasti, il properzio con bruschettine miste, tortino di patate con crema di parmigiano, crocchetta al tartufo, prosciutto di norcia, prosciutto e formaggi. Selezione di salumi umbri, torta al testo. Ah, la torta al testo con cicoria, bruschetta con guanciale e formaggio. Vabbè raga, gli antipasti non lo so sinceramente.
primi piatti, tortelloni farciti con faraona, che schifo, pappardelle al ragù speziato di cinghiale, tagliatelle con ragù bianco di coniglio. Oddio ragazzi, ma ci sta qualcosa per me. Strangozzi con salsiccia, ricotta fresca di bufala, funghi, pomodoro, allora e timo. Gnocchi con asparagi e mandorle su besciamella di parmigiano. Umbricelli con fave, guanciale, cipolla rossa di Cannara e scaglie di pecorino stagionato. Cestini ripieni di pesce persico con melanzane e zucchero. Ci stanno insomma un po' di cose. Le uniche cose che non mi piacciono sono i tortelloni farciti con faraona. Cioè sarebbe la gallina. Il cinghiale così così e il coniglio preferisco averlo nel giardino, onestamente. Così lo ammazzi quando vuoi tu. No, Giuseppe. Invece di secondi, filetto di maiale alla birra ambrata, tagliata di manzo, spezzatino di cinghiale marinato, medaglioni di filetto di vitello con tartufo di norcia. E niente ragazzi, praticamente ci siamo un po' ubriacati, non nel senso che abbiamo bevuto, nel senso che per scegliere un gozzo di vino giusto per accompagnare il tutto, perché praticamente c'erano le bottiglie grandi, ma sinceramente la bottiglia grande chi se la beve? E quindi avevamo ordinato un mezzo litro di un altro vino, però no, alla fine non c'era ed era l'unico di cui avevano disponibile il mezzo litro. Allora siamo andati al Calice, però il Calice non c'era, allora a un certo punto ci hanno smezzato una bottiglia, ce l'hanno messa in questo coso che vi ho fatto vedere prima, però l'hanno aperta davanti a noi, quindi tranquillo e sicuro insomma, e devo dire è pure buono, però c'è giusto un goccio giusto per, sinceramente non mi piace l'alcol, lo sapete. La cantina di Assisi. Ah, è una cantina di Assisi, io non lo sapevo, l'hanno detto loro. È arrivato intanto l'antipasto. Grazie. Che profumino. Abbiamo del salame, del formaggio, dei vari salami, del pane azimo tipo quello di prima, della porchetta, dello speck, del salame piccante, del prosciutto crudo. Devo dire è super super buono, a parte solo una cosa che non si riesce a mangiare, non si capisce bene che cos'è. È muso. Raga, devo dire sta andando bene, a parte il lardo di colonnata, che non sapevo che fosse lardo di colonnata e l'ho mangiato. Sta andando bene. Lo sai tu? Io lo sapevo che era lardo di colonnata, perciò ti ho detto di assaggiarlo. Lo sapevi che era lardo di colonnata? Certo. Grazie. Prego. E che voto dai a questo? Stava la fotocamera di qua, che voto dai a questo aperitivo, a questo antipasto? Un 8. Però 8 ci sta. Cicoria. Mi si è messa tutta nell'apparecchio. Ma magari qualcuno sa che cos'è questo salume? Schifo, raga, ma che è? Sembra muso. Chi lo sa che cos'è? Ce lo faccio sapere nei commenti. Lo dica con delicatezza perché ce lo siamo già mangiati in fetta. Sono arrivati i primi, Giuseppe ha preso dei umbriachelli. Umbrichelli con non mi ricordo che cosa che ci sta. Fave, pecorino e pancetta. Invece io ho preso degli gnocchetti con mandorle, fagiolini e timo, mi sa, su crema di parmigiano. Devo dire che sono molto buoni. Forse un po' troppo dolce la panna. Però buoni. A te? Buoni. Se penso ai tuoi, i miei sono fantastici. Veramente. Bene ragazzi, sul primo ci siamo fatti un'idea più concreta del ristorante. Adesso stiamo vedendo i dolci, che non sappiamo se prendere un dolce oppure no. Comunque ci sono dei tortini con noci, cioccolato fondente, semifreddo al pistacchio con crumble al cacao, semifreddo al caffè con crumble di nocciole, panna cotta, rocciata di Assisi con noci, mandorle, ovetta, miele, prugne secche e crema pasticcera. Ah ok, è lo stesso però in inglese. Sono
sul dolce è andato sicuramente meglio Giuseppe. Bene ragazzi, allora purtroppo il tortino al pistacchio all'inizio mi sembrava interessante. Infatti ho fatto pure il reel, che ancora non è uscito, in cui facevo l'espressione buona. Poi invece l'ho assaggiato di nuovo, raga, è proprio un pistacchio troppo industriale. Invece la crema di Giuseppe l'ho assaggiata ed era super buona. Peccato però che non l'ho ripresa. Comunque era una crema pasticcera con una piccola sfoglia e dei pezzettini di frutta. Sa proprio di pistacchio finto. Industriale. Industriale. Comunque, voto complessivo a questa cena per me è un 9 meno. Vediamo Giuseppe. 8 più. Sì. Ebbene, ringraziamo Giuseppe per aver contribuito a questo videoblog che è super industriale, no? È super interessante, soprattutto perché nei video io sto sempre da solo, quindi avere una collaborazione. Mamma che capelli, voglio. Volevo chiudere in camera. Perché lo sapete che quando vado fuori, ho preso una bottiglietta d'acqua che stavo a morire di sete. Ho preso pure l'acqua qui dell'hotel, ma sinceramente l'ho terminata. Comunque stavo seriamente riflettendo sul city tour di domani, perché raga, col fatto che mi sono svegliato stamattina alle 5, col fatto che, anzi no, alle 4 e mezza, poi con tutto il resto, la stanchezza, gli appuntamenti, non ho riposato mezzo secondo, non lo so, boh. Domani mattina dobbiamo andare pure a Spoleto e quindi sto veramente stanco. Comunque ragazzi cari, adesso vi do la buonanotte perché adesso mi sta venendo sonno. Come ho visto e letto, mi è venuto il sonno. Voglio solamente studiarmi 5 minuti prima di addormentarmi le zone per fare il city tour domani mattina all'alba praticamente. Dopodiché crollo perché ieri notte non ho dormito, stamattina mi sono svegliato presto e tutto il resto appresso. Grazie per essere stati con me, come sempre, mando un bacione. Se siete 10 o se siete 20 o se siete 20.000 non me ne frega niente. E quindi buonanotte.